Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. In questo video vado a parlare di un altro film parecchio discusso, soprattutto quando è uscito, ovvero Il Cubo, The Cube in originale. Allora, The Cube è un film del 1999 diretto da Vincenzo Natali, regista canadese, chiaramente di origini italiane, e è un film un po' particolare perché sebbene il regista abbia assicurato che non c'è nessun tipo di spiegazione dietro il film, secondo me è però un film che guardandolo si può contestualizzare, cioè si può far diventare metafora di qualsiasi sistema moderno a livello di società, cioè di come funziona la società moderna. E che uno dice, vabbè, ma perché ci devi mettere su tu questa cosa quando il regista ha detto che? In realtà il film è troppo machiavellico per essere un film effettivamente non pensato. Io credo che in realtà il regista abbia detto così perché fa più scena, un po' come in Cannibal Holocaust Deodato, che aveva nascosto gli attori per far finta che fossero morti per davvero sul set, no? Perché ha portato hype, porta hype questa cosa qui. Se avessero contestato il film a Vincenzo Natali e lui avesse detto no, ma guardate che non avete capito, era così così cos'ha, l'avrebbero probabilmente accusato di arrampicarsi sugli specchi. E il film è troppo machiavellico per poter dire che non c'è dietro una motivazione di questo film. È però vero che non è detto che la motivazione che c'è dietro sia la mia, quella che dico io. È una semplice congettura la mia, ma anche se poi in realtà il film non ha dietro tutto questo parallelo che io faccio, è comunque vero che questo parallelo con il film si può fare a prescindere anche a livello personale. Il film di che cosa parla? Parla semplicemente di dei tipi che si trovano infilati a un certo punto così di punto in bianco, perché si svegliano proprio lì dentro un cubo. Ognuno di loro si sveglia dentro una stanza cubica, no? Da soli. Infatti ognuno quando si sveglia pensa di essere da solo. Non sa se c'è ancora qualcun altro, non sa nemmeno che cosa troverà al di là di questa stanza, perché la stanza per ogni parete, quindi sono sei le pareti, ha degli sportelli che portano in un'altra stanza identica. Quindi i personaggi a un certo punto si rendono conto di essere dentro una struttura più grande, quindi non solo quella stanza ma tante stanze uguali che sono dentro una struttura molto più grande. Quando poi si trovano tra di loro, iniziano ad organizzarsi per cercare di uscire da questa cosa, no? Che non sanno proprio perché ci sono finiti lì dentro, cioè loro si proprio sono svegliati lì dentro. E analizzando poi i personaggi, ognuno di loro non ha nulla a che fare con l'altro, perché c'è dentro un poliziotto, una che studiava matematica, una studentessa di matematica, uno che stava lavorando a un progetto di una struttura, un medico donna, poliziotto l'ho già detto mi sembra, e un autistico, se non mi ricordo. Poi c'è anche un ex galeotto famoso per essere capace di evadere, di essere stato evaso da tante carceri. Tra l'altro, una cosa curiosa del film, tutti i personaggi dentro portano il nome di carceri famose degli Stati Uniti. Non so la motivazione, non la dice nemmeno Wikipedia, quindi non so perché. Comunque, vabbè, è una curiosità del film che vi dico. E praticamente questi qui si organizzano a un certo punto per cercare di uscire, no? Il punto è che ci sono alcune stanze che sono dotate di trappole mortali non rilevabili. Cioè tu non puoi rilevare la trappola mortale finché non ti butti dentro la stanza, fisicamente dentro la stanza. Allora che cosa fanno? Per cercare di far scattare le trappole preventivamente, buttano dentro gli scarponi, legano gli scarponi e li buttano dentro, cioè tengono praticamente legati con lo scarpone con le stringhe e vedono se fanno scattare questa trappola. La cosa funziona per un po' finché non trovano la trappola a rilevamento termico, quindi la storia dello scarpone non funziona più. Quindi poi a un certo punto si fermano, fate che lì dentro non c'è acqua, non c'è cibo, non c'è niente, non c'è nemmeno il bagno per pisciare, quindi devono cercare di uscire in qualche modo, no? Perché poi cominciano ad avere anche fame, devono essere anche stressati. Dicevo, scattano le trappole e a un certo punto scatta quella del rilevamento termico, quindi devono trovare un altro modo per capire come funzionano queste trappole, no? Perché loro chiaramente continuano ad aprire i portelli, continuano ad andare avanti. Tra l'altro hanno in ogni stanza hanno sei possibilità, quindi devono andare un po' a casaccio, no? Se non che a un certo punto la ragazza che
studia matematica, si rende conto che su alcuni sportelli ci sono dei numeri e scopre che su alcuni sportelli i numeri sono, costituiscono un numero primo. Provano a buttarsi nelle stanze che sono delimitate, che sono contrassegnate dai numeri primi, effettivamente vedono che non scattano trappole, quindi per un certo tempo pensano che le trappole siano legate al numero primo, cioè se la stanza ha il numero primo allora non c'è la trappola, o c'è la trappola, non mi ricordo, comunque adesso perché non l'ho rivisto adesso il film, sto andando a memoria, comunque c'è questa storia di numeri primi che li porta avanti. Mi sembra comunque che se c'è il numero primo non c'è la trappola nella stanza, no? A un certo punto però smette di funzionare anche questa cosa, perché addirittura i numeri che c'erano scritti c'erano arrivati con intuizione, ma quei numeri in realtà sono potenze di numeri primi, cioè nella stanza non ci sono le trappole, cioè non ci sono le trappole in quella stanza che è contrassegnata dalla potenza di un numero primo, quindi figuriamoci, cioè arrivare a calcolarla è una cosa proprio, ci riesce l'autistico, perché come abbiamo visto nel film di Rain Man, gli autistici sono in grado di tenere a memoria numeri, carte, tutte queste cose qua, no? Quindi grazie all'autistico handicappato vanno avanti. Alla fine l'uscita la trovano una persona sola, perché loro cominciano poi per stress, per il fatto della fame, tutto quanto, e cominciano poi a mangiarsi l'un con l'altro, non a mangiarsi fisicamente, però a litigare così, e si ammazzano pure, e alla fine rimane in piedi solo l'handicappato. Perché io dico che secondo me questo film è una bellissima metafora della società moderna? Perché così effettivamente la società moderna funziona. Alla fine chi è che si salva? Cioè tu ti trovi in un contesto, no? Dove non sai che cosa devi fare fondamentalmente, devi cercare semplicemente di sopravvivere come fai nella vita di tutti i giorni. Noi non sappiamo perché viviamo, lo facciamo punto e basta. Siamo in una società, ci siamo organizzati in una società, come questi qui dentro quando si trovano si organizzano in una micro società, collaborano, cercano di collaborare per risolvere il problema, come noi facciamo nella nostra società. Cerchiamo di collaborare per risolvere il problema, se non che quando il problema vediamo che non riusciamo a risolverlo, più andiamo avanti, più cominciamo a mangiarci tra di noi per cercare di arrivare a questa risorsa che non troviamo, no? E idem fanno loro lì dentro. Ma la cosa che più mi porta a pensare che sia una bellissima metafora della società questo film, qual è? Sono due tasselli. Il primo è che dentro c'è un tipo, quello che è del progetto, quello che lavora, semplicemente era un lavoratore progettista, che si viene a scoprire che è il progettatore dell'involucro esterno di quel cubo. Ma tra l'altro poi le stanze si muovono anche all'interno, quindi cioè ancora più difficile, no? In realtà poi bastava rimanere fermi nella prima stanza che avrebbe fatto il giro e sarebbe tornato all'entrata o uscita, quello che è, no? Però chiaramente uno non lo sa, perché si sveglia dentro una stanza cubica, la prima cosa che gli viene da fare l'istinto è di uscire. Quindi poi alla fine va a perdersi in questo labirinto. Dicevo, il progettista si viene a scoprire che è quello che ha fatto l'involucro esterno. Ed è bellissimo quello che lui dice, perché rappresenta proprio come funziona la società. Io ho detto, io non mi sento colpevole di quello che sta succedendo qua dentro, perché per me era semplicemente un lavoro che andava inserito in un altro contesto di cui non mi interessava. E se voi ci guardate bene, è la stessa cosa che facciamo noi nella vita reale. Cioè, voi costruite magari un microchip che andrà venduto a un'altra società, che verrà venduto a un'altra società, che poi magari lo infila in un missile che vi finirà in testa, per dire, no? A voi non vi interessa, però voi siete semplicemente tecnici ingegneri informatici che stanno costruendo un innocuo microchip che conterrà dati, ma non sapete quali dati conterrà, come verrà utilizzato, lo buttate sul mercato, punto e basta, no? Oppure anche, comunque, fate una qualsiasi cosa, un qualsiasi pezzo che va poi venduto a un'altra ditta, che lo venderà un'altra ditta, che lo metterà dentro qualcos'altro, che finirà poi dentro qualcosa di enorme che voi non sapete, non vedrete neanche mai, no? Quindi mi dici, io non mi posso sentire in colpa responsabile di questa cosa solo perché ho fatto l'involucro esterno. Per me era semplicemente lavoro, ero un progettista, mi ha detto progetta una cosa cubica, non mi interessava sapere che cosa gli serviva, l'ho fatta e basta, no? Questo è il primo tassello. Il secondo tassello è il fatto che quello a salvarsi è l'autistico, l'handicappato, che è quello che
non è ignorante, perché sennò così sembra che uno esalti l'ignoranza, perché sa perfettamente dove è inserito, che cosa succede, ma è quello che se ne sbatte dei rapporti sociali e cerca, mira a risolversi il problema. Non guarda in faccia gli altri, perché l'autistico non crea rapporti sociali con gli altri, no? O li crea perlomeno nel suo mondo, rimane nella sua bolla, nel suo mondo, no? Ed è una bellissima metafora questa qui, come dire, se ti fai i cacchi tuoi, campi. È per questo che io dico che secondo me questo film è una meravigliosa metafora della società moderna. Che poi sia voluto o non voluto, io questo non so, ripeto, il regista dice che non è stata voluta questa cosa, cioè lui ha fatto il film buttatoli così, ma è troppo machiavellico per essere vero. Che poi ripeto, giustamente non è che posso dire no, tu hai detto una cazzata, l'ha detta lui, è lui il regista, è lui lo sceneggiatore, è lui che l'ha scritto, quindi aveva anche ragione lui, probabilmente. Ma anche se lui dice così, comunque si può affibbiare a questo, cioè si può prendere a modello questo film per dire come funziona la società effettivamente, la nostra società. Il film è molto bello comunque, al di là del fatto che possa essere, che possa avere o meno, a differenza di The Babadook, veramente una motivazione, è comunque girato bene, fa vedere che con pochissimi soldi si può fare comunque un film godibile, perché comunque il cinema racconta per immagini, non deve farti pipponi megagalattici per forza. E questo film ci riesce benissimo, e quello che l'ha rovinato è proprio il suo seguito, perché ne ha fatto un seguito, non l'ha fatto più Vincenzo Natali, ha semplicemente preso il brand, ha visto che ha fatto successo il film all'epoca, c'è stata molta discussione intorno al film e quindi hanno deciso di farne un seguito. E il seguito l'ha rovinato perché cercano proprio di spiegarti qual è il Deus Ex Machina, e è lì che cadono. E quindi non, cioè, il bello del film, del cubo, è proprio che tu non sai chi c'è dietro, che quindi tu puoi contestualizzare tutta quella storia a una qualsiasi proiezione della società moderna. Invece nel momento in cui cercano di spiegarti chi c'è dietro, cosa ha fatto, così vanno a rovinare tutta la poesia di questo film, diciamo, il primo film. Quindi film che io consiglio, ho fatto spoiler perché tanto non è un film che viene goduto per il fatto del finale, di qua di là, è proprio viene goduto per come è messo in scena, è teatro portato al cinema, perché un'unica location, fondamentalmente, che cambia colore, e tanta interazione tra i personaggi, pochi personaggi attorno a cui ruota la storia. Comunque girato bene, fatto bene, guardatevelo, ve lo consiglio, e come sempre vi ringrazio per avermi seguito e vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!